Ti sei mai chiesto cosa rende il discorso della montagna così speciale? Perché dopo 2000 anni se ne parla ancora? In questo video ci immergeremo negli insegnamenti più sconvolgenti che il mondo abbia mai conosciuto. Insegnamenti che hanno sfidato gli imperi, trasformato i cuori e continuano ad essere rilevanti oggi come il giorno in cui furono pronunciati. Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Con queste parole, Gesù iniziò a capovolgere il mondo. Ma cosa significa veramente essere poveri in spirito? La risposta ti sorprenderà. Ma prima di iniziare, ti invito a iscriverti al canale se sei nuovo e ad attivare la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video. Immagina per un momento un mondo in cui il perdono sostituisce la vendetta, la compassione trionfa sull'egoismo e l'amore vince l'odio. Sembra un sogno impossibile, vero? Eppure, è proprio questo il tipo di mondo che Gesù proponeva nel Sermone della Montagna. Non solo lo ha proposto, ma ha anche fornito gli strumenti per renderlo realtà. In un mondo lacerato, da conflitti, divisioni e odio, gli insegnamenti del Sermone della Montagna offrono un'alternativa radicale, un modo di vivere che può guarire le relazioni spezzate, portare la pace in situazioni apparentemente senza speranza e trasformare le comunità. Non stiamo parlando di teorie astratte, ma di principi pratici che hanno cambiato milioni di vite nel corso della storia. Immergiamoci nel cuore del Sermone della Montagna. Tutto inizia con queste parole. Vedendo le folle, Gesù salì sul monte. Si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: immagina la scena, una folla eterogenea, desiderosa di ascoltare, e Gesù seduto come un maestro pronto a condividere verità che scuoteranno il mondo. Il sermone inizia con le beatitudini, una serie di dichiarazioni che iniziano con beati o felici. Cari amici, queste non sono semplici frasi. Sono una ridefinizione radicale di cosa significhi essere veramente benedetti o felici. Quando dice «beati i poveri in spirito perché di essi è il regno dei cieli», non riguarda l'essere materialmente poveri, ma il riconoscere il nostro bisogno spirituale. Ammettere che non abbiamo tutte le risposte e che abbiamo bisogno di Dio è il primo passo per sperimentare il regno dei cieli non in un lontano futuro, ma qui e ora. Gesù continua: «Beati quelli che sono nel pianto perché saranno consolati». In un mondo che ci dice di essere sempre felici e di superare rapidamente le nostre perdite, Gesù convalida il dolore. Ci dice che è giusto piangere, che il dolore fa parte della vita, e promette consolazione. Questo non è un invito al pessimismo, ma un riconoscimento che il dolore è parte dell'esperienza umana e che Dio è con noi nella nostra sofferenza. Proseguendo nelle beatitudini leggiamo: «Beati i miti, perché avranno in eredità la terra». Cari amici, la mitezza non è debolezza, ma forza sotto controllo. È la capacità di rispondere con amore anche quando siamo trattati ingiustamente. È come un cavallo potente che è stato domato. Tutta quella forza e potenza, ma sotto controllo. Poi Gesù dice: «Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati». Non si tratta di un semplice desiderio che le cose migliorino, ma di un bisogno profondo, come la fame e la sete fisiche. È una chiamata all'azione. Non basta desiderare un mondo migliore. Dobbiamo lavorare attivamente per renderlo tale. Ma Gesù non si ferma qui, dice: «Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia». In un mondo che spesso grida vendetta e si diverte nel vedere la caduta dei potenti, Gesù ci invita a scegliere la compassione.
La misericordia non è solo un sentimento, è un'azione, una scelta di perdonare quando avremmo tutto il diritto di portare rancore. Poi continua: beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Questo va oltre le apparenze esteriori. Gesù parla di integrità, di essere la stessa persona in pubblico e in privato. È un appello all'autenticità in un mondo di maschere e pretese. Proseguendo nel Sermone della Montagna, arriviamo a uno degli insegnamenti più impegnativi di Gesù. Nei versetti 38 e 39 leggiamo: «Avete inteso che fu detto, occhio per occhio e dente per dente. Ma io vi dico di non opporvi al malvagio. Anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgigli anche l'altra». Gesù sta dicendo che dovremmo essere deboli e lasciare che le persone ci calpestino. Assolutamente no. Ciò che Gesù propone è una rivoluzione nelle relazioni umane. Nella cultura di allora e nella nostra, la vendetta era ed è la norma. Se qualcuno ti fa del male, dovresti restituire il colpo. Ma Gesù dice: basta, c'è un modo migliore. Porgere l'altra guancia non significa essere uno zerbino. Significa rifiutarsi di restituire male con male. Significa rompere il ciclo della violenza e della vendetta. È un modo per dire: il tuo atto di violenza finisce con me, io non lo perpetuerò. Ma Gesù va oltre e dice: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano. Questo va contro ogni istinto naturale. Gesù è serio e spiega perché dobbiamo farlo, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Ora passiamo a un'altra affascinante sezione del Sermone della Montagna. Gesù affronta qualcosa che facciamo tutti: giudicare gli altri. Dice: non giudicate per non essere giudicati. Con queste parole Gesù sta mettendo in guardia contro il giudizio ipocrita e arrogante. Gesù lo illustra con un'immagine potente dicendo: perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? Gesù sta usando l'umorismo per sottolineare il punto con forza. Non si tratta di non vedere mai i difetti degli altri, ma di riconoscere prima i propri e affrontarli con umiltà. Prova a iniziare esaminando te stesso prima di tutto. Si tratta di guardare dentro ai propri cuori e avvicinarsi agli altri con umiltà e compassione, non con un atteggiamento di superiorità morale. Gesù continua con uno dei suoi insegnamenti più conosciuti. Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Questa, infatti, è la legge e i profeti. Questa regola è rivoluzionaria nella sua semplicità. Non si tratta solo di evitare di fare agli altri ciò che non vorremmo fosse fatto a noi, ma di prendere l'iniziativa nel fare del bene. È un invito a un'empatia attiva, metterci nei panni degli altri e chiederci come vorremmo essere trattati in quella situazione, e poi agire di conseguenza. Passiamo ora a una sezione del Sermone della Montagna che tocca un argomento che tutti affrontiamo: l'ansia. Gesù dice: perciò io vi dico, non preoccupatevi per la vostra vita, di quello che mangerete o berrete, né per il vostro corpo, di quello che indosserete. La vita non vale forse più del cibo e il corpo più del vestito? Gesù non sta dicendo che non dovremmo pianificare o lavorare, ma sta affrontando l'ansia paralizzante che può consumare le nostre vite. Gesù non promuove la passività, ma ci invita a fidarci di un Padre amorevole che si preoccupa per noi più degli uccelli e dei fiori. Sfida la nostra tendenza a pensare che tutto dipenda da noi. E poi dice: cercate invece anzitutto il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Questo è un cambio di priorità,
Gesù ci sta dicendo di mettere Dio al primo posto, cercare la sua volontà e la sua giustizia, e fidarci che Lui si prenderà cura delle nostre necessità. Poi Gesù affronta qualcosa che tutti noi affrontiamo quotidianamente, le nostre priorità e il nostro rapporto con le cose materiali. Gesù dice: «Non accumulate per voi tesori sulla terra, dove tarma e ruggine consumano e dove ladri scassinano e rubano. Accumulate invece per voi tesori in cielo, dove né tarma né ruggine consumano e dove ladri non scassinano e non rubano». Questi versetti sono meravigliosi. Non sta dicendo che avere cose sia sbagliato, ma ci sfida a pensare a ciò che apprezziamo veramente e dove stiamo investendo la nostra vita. Pensateci un attimo. Quante volte ci ritroviamo a rincorrere l'ultima novità, il nuovo cellulare, gli abiti alla moda o l'auto più recente? Non c'è nulla di intrinsecamente sbagliato in queste cose, ma Gesù ci invita a guardare oltre. Continua con una frase molto forte che dice: «Perché dov'è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore». Cari amici, Gesù sta dicendo che ciò che apprezziamo dà forma a chi siamo. Le nostre priorità non riguardano solo ciò che facciamo, ma chi diventiamo. Poi Gesù dice: «Nessuno può servire due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, oppure si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire Dio e la ricchezza». Gesù non sta dicendo che il denaro sia cattivo, ma che l'amore per il denaro e l'ossessione per le cose materiali possono facilmente diventare padroni della nostra vita, controllarci, modellare le nostre decisioni e determinare il nostro corso. Quando ciò accade, non c'è spazio per Dio. Passiamo ora a una delle parti più celebri del Sermone della Montagna, la preghiera del Padre Nostro. Gesù dice: «Voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome». Fermati un attimo e pensa a quanto sia rivoluzionario iniziare una preghiera con Padre nostro. A quel tempo, Dio era visto come distante e timoroso, ma Gesù ci insegna a rivolgerci a Dio come a un padre amorevole, cambiando completamente la prospettiva. Gesù continua: «Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra». Questo non è solo un bel pensiero, ma un impegno radicale. Stiamo dicendo a Dio che desideriamo che la sua volontà prevalga nelle nostre vite e nel mondo. Gesù poi ci insegna a chiedere: «Dacci oggi il nostro pane quotidiano». Notate l'uso di «nostro» e non «mio». Anche nei bisogni fondamentali, Gesù ci ricorda che siamo parte di una comunità. Ogni giorno Gesù ci incoraggia ad avere fiducia in Dio per il nostro sostentamento, senza accumulare. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Questo è difficile. Gesù collega il perdono che riceviamo al perdono che offriamo, dicendo che non possiamo aspettarci di sperimentare il perdono di Dio se rifiutiamo di perdonare gli altri. E infine, non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Gesù riconosce che la vita è una lotta e che affrontiamo tentazioni e difficoltà. Ci insegna a dipendere da Dio, cercando la sua protezione e liberazione. Questa semplice e profonda preghiera abbraccia tutti gli aspetti della vita ed è un modello non solo su come pregare, ma su come vivere. Ora passiamo a una parte del Sermone della Montagna che tocca qualcosa che tutti dobbiamo affrontare: preoccupazione e ansia. Gesù dice: «Perciò io vi dico, non preoccupatevi per la vostra vita, di quello che mangerete o berrete, né per il vostro corpo, di quello che indosserete. La vita non vale forse più del cibo e il corpo più del vestito». Viviamo in un mondo pieno di preoccupazioni: bollette da pagare, rate da soddisfare, relazioni da gestire. Eppure Gesù ci dice di non preoccuparci.
Cari amici, notate che Gesù non sta promuovendo l'irresponsabilità. Non sta dicendo di non pianificare o lavorare, ma sta affrontando l'ansia paralizzante che può consumare la nostra vita. Gesù utilizza bellissimi esempi tratti dalla natura per illustrare il suo punto. Pensateci un attimo. Avete mai visto un uccello avere un attacco di panico su dove troverà il suo prossimo pasto? Naturalmente no. Hanno fiducia che ci sarà cibo e vanno a cercarlo. Alla fine del Sermone sul Monte, Gesù conclude con un'analogia potente. Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ma essa non cadde perché era fondata sulla roccia. Cari amici, questa immagine è straordinaria. Gesù paragona i suoi insegnamenti a una base solida, affermando che vivere secondo le sue parole ci dà stabilità e forza per affrontare le tempeste della vita. Notate che Gesù non dice semplicemente di ascoltare queste parole e di essere d'accordo con esse o di memorizzarle. Dice di metterle in pratica. Il messaggio è chiaro. Non basta ascoltare o conoscere gli insegnamenti di Gesù. Dobbiamo viverli e applicarli nella nostra vita quotidiana, nelle nostre decisioni e nelle nostre relazioni. Notate anche che in entrambi i casi la tempesta arriva. Gesù non promette una vita senza difficoltà a chi segue i suoi insegnamenti. La differenza sta nella capacità di rimanere saldi in mezzo alle tempeste. È così che finiamo il nostro viaggio attraverso il discorso della montagna. Cari amici, abbiamo esplorato gli insegnamenti sul perdono, l'amore per i nemici, la preghiera, il giudizio, l'ansia e molto altro ancora. Ma la domanda che si pone è questa: cosa ne faremo di tutto questo? Come permetteremo a queste parole di trasformare le nostre vite? Come costruiremo la nostra vita su questa solida roccia? La scelta è solo nostra. Facciamo un passo indietro e guardiamo al quadro generale. Il Sermone sul Monte non è solo un insieme di regole o principi morali, è un invito a una vita completamente nuova a cui Gesù ci chiama. Una rivoluzione del cuore. Pensiamo al contrasto tra ciò che Gesù insegna e i valori del mondo. Il mondo dice occhio per occhio. Gesù dice di porgere l'altra guancia. Il mondo dice ama i tuoi amici e odia i tuoi nemici. Gesù dice ama i tuoi nemici. Il mondo dice di accumulare ricchezze. Gesù dice di accumulare tesori in paradiso. È come se Gesù ci dicesse che esiste un modo diverso di vivere, un modo che può sembrare pazzesco al mondo, ma che in realtà è la vera vita, la vera libertà, la vera pace. Ma non commettiamo errori. Vivere così non è facile, è una sfida quotidiana, è come nuotare controcorrente. Significa scegliere l'amore quando sarebbe più facile scegliere l'odio. Significa scegliere il perdono quando sarebbe più facile portare rancore. Questa è la rivoluzione a cui Gesù ci chiama, una rivoluzione del cuore e della mente che trasforma non solo noi stessi, ma il mondo intorno a noi. Quando sarebbe più facile cercare vendetta, Gesù ci invita a scegliere il perdono. Quando sarebbe più semplice essere egoisti, ci chiama alla generosità. Gesù promette che questo percorso sarà difficile, ma conduce a una vita abbondante. Dice: «Entrate per la porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che vi entrano. Quanto stretta è la porta e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano». Questo è il cuore del Sermone sul Monte, un invito a una vita diversa, una vita trasformata che riflette il carattere di Dio. È un appello a essere sale e luce in un mondo che spesso sembra insipido e oscuro.
Gesù ci chiama a vivere in modo che le nostre azioni rispecchino i suoi insegnamenti, a costruire le nostre vite sulla solida roccia dei suoi principi. Vivere secondo questi insegnamenti significa scegliere l'amore, il perdono e la generosità ogni giorno, anche quando sembra impossibile. È un cammino di trasformazione che ci invita a fare la differenza nel mondo, illuminando le tenebre con la luce della verità e della grazia divina. Adesso vi invito a rimanere con me ancora un po' per recitare insieme il Padre Nostro, e dopo la preghiera vi invito a scrivere la parola Amen nei commenti. Inoltre, se questo video ha toccato il vostro cuore, vi invito a condividerlo con chiunque possa trarne beneficio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Grazie per aver seguito fino alla fine. Un abbraccio e al prossimo video.